Perché studiate i raggi X? Allora, il motivo per cui noi usiamo i raggi X è per studiare la materia, perché i raggi X entrano nella materia e poi interagiscono con la materia e producono un sacco di particelle che noi possiamo analizzare e da queste noi risaliamo a quelle che sono le caratteristiche della materia che stiamo guardando. La materia che può essere sia macroscopica, come un pezzo di ferro, sia microscopica o nanoscopica, come i nanotubi che cresciamo qua dentro. E di che cosa è fatto il sincrotrone? È fatto di tante cose, è fatto dai tubi che avete visto di acciaio, più questi magneti che stanno fuori dai tubi, che però danno dei campi magnetici che permettono agli elettroni di oscillare, più dei campi elettrici che permettono agli elettroni di mantenere sempre la stessa velocità. In questo laboratorio che cosa si studia? Questo è un laboratorio che si chiama Laboratorio di Nanostrutture Innovative. E in questo laboratorio si studiano nanostrutture di materia biologica, quindi DNA, proteine, e a volte si mettono questo DNA e queste proteine su delle nanoparticelle oppure sui nanotubi di carbonio che abbiamo visto prima insieme ad Andrea. Così li usiamo come canne da pesca in nanotubi con le nostre proteine ancorate sopra per andare a pesca di altre proteine che vogliamo andare a scoprire nel sangue. Ma che cos'è un acceleratore di particelle? Di elettroni? Sì. È una grande macchina, Elettra per esempio è una macchina che ha una dimensione, una circonferenza di 260 metri, all'interno del quale c'è un tubo dove viene fatto il vuoto interstellare e si producono degli elettroni, questi elettroni si fanno girare alla velocità vicina alla velocità della luce e per effetto del fatto che loro girano e non fanno una traiettoria rettilinea, perdono un pochino della loro energia e la perdono sotto forma di raggi X. Quindi la particolarità del sincrotrone rispetto ai raggi X che si potrebbero produrre in altre maniere è che ne riesce a produrre tanti, 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 tanti ed è brillante molto più del sole, 1.000 volte, 1 milione di volte, dipende dai sincrotroni, più del sole. Prima ha parlato di un violino e della cioccolata. Che cosa sono? Un violino e della cioccolata. Allora, il sincrotrone, abbiamo visto prima, viene studiato, è un potente microscopio che usa i raggi X per investigare la materia. E ci sono dei laboratori dentro il sincrotrone che oltre a studiare la materia come i nanotubi di carbonio, come il diamante, come la composizione dei tubi di scappamento delle auto, eccetera, eccetera, oltre a questo alcuni laboratori studiano il legno di antichi violini per vedere se ci sono dei danneggiamenti fatti nel tempo, oppure studia addirittura le vele di importanti imbarcazioni, perché le vele sono essenzialmente composte di materiali molto leggeri e c'è bisogno del sincrotrone per andare a vedere i dettagli di queste vele, quindi vedono se si sono rovinate nel tempo, eccetera, eccetera. E anche del cioccolato si può studiare la composizione del cioccolato in termini di molecole che lo compongono e bolle d'aria che si formano all'interno del cioccolato quando solidifica, perché il sapore del cioccolato dipende molto da quante bolle d'aria ci sono, come sono grandi e come sono distribuite all'interno della tavoletta. E quindi il sincrotrone può sondare le diverse ricette, vedere come sono le composizioni e darci una risposta. Poi noi le assaggiamo e sentiamo se è buono o non è buono e capire come variare la composizione del cioccolato per renderlo migliore.